Salve a tutti ragazzi, sono Pokétonks e bentornati a Pokémon Bianco. Ok, andiamo subito che devo fare un bel po' di cose, sono le 42. Allora, in questa parte cosa faremo? Innanzitutto alleneremo Cromwell e Molester. Inoltre cercherò di farla più breve, cioè di 20 minuti perché dobbiamo fare un casino di cose. Inoltre, Detector su e andiamo a sfidare tutti gli allenatori che ci sono. Sì, praticamente questa è la prossima parte, saranno praticamente tutte quante battaglie contro tutti gli allenatori del deserto, ossia il percorso 4. Inoltre, nella prossima parte ci sarà il... oddio, in italiano non mi ricordo come si chiama, so comunque che il Desert Resort. Quindi, sì, e dovrei prendere il mio nuovo membro della squadra, dico. Ok, alcuni mi hanno consigliato di prendere Sigglyph, che è l'ultimo Pokémon che non avevo menzionato nella parte scorsa, che si poteva trovare in questo percorso. Sigglyph è un buon Pokémon, tuttavia non lo prenderò. Non ne ho voglia, non mi piace, non lo voglio. È verde pure un po', ma non mi interessa. Per adesso Sigglyph non è di mio gradimento, insomma. Ok, operaio. Comunque, adesso di cosa possiamo parlare? Dovreste sapere da un bel po' di tempo che sto giocando a Skyrim. E basta, niente, mi piace Skyrim. Intanto ho scaricato qualche altro gioco su Steam, l'ho comprato, che è buono. Non vi dico il nome ovviamente, però è un gioco molto buono, mi sta piacendo e probabilmente ci potrei fare un let's play. Ma per adesso vi ricordo, dopo Strike Suit Zero farò praticamente solo white per un... white, bianco per un bel po'. Perché... ah, evita l'attacco! Dicevo, farò white per un bel po' in modo da finirlo, diciamo, non dico in fretta. Però avete capito, insomma. Ok, Roger Rola esausto. Roger Rola, stavolta metto Molester. Ok, comunque, alcuni sono dispiaciuti dal fatto che io abbia soprannominato Burp, scusate, Drillbur Molester. Perché? Non lo so il perché. So solo che a me piace questo nome, quindi mi piace questo nome. Poi lo cambierò ovviamente quando si evolverà. Ho già in mente di un altro nome da... un altro nome da dargli. E mamma mia, non cominciamo con il manco. Ok. Comunque, un'altra cosa che bisogna dire del percorso 4, appunto, che oltre a esserci la tempesta di sabbia come avreste dovuto vedere, ci sono un casino di strumenti nascosti. E anche questo già l'avevo detto. Ok, forse dovrebbe essere potenziata dall'abilità di Drillbur, quindi... BAM! D'accordo. Adesso, quell'oggetto lo voglio, deve essere mio. Ok. Comunque dicevo, Sigglyph probabilmente non lo prenderò, per una ragione specifica. Non mi voglio di andare a cercare, cioè di cercare un casino di tempo per trovarlo. Quindi se lo trovo nel frattempo, cosa che non accadrà perché sono sfortunato, lo prenderò, ma diciamo che è l'ultimo membro che vorrei mettere come Pokémon di tipo volante. Alcuni mi hanno consigliato anche di prendere Ducklet e Swanna, che sarebbe... Ducklet è la pre-evoluzione di Swanna. Praticamente anche questa sarebbe stata una scelta, però avere la super efficacia per... cioè, avere la debolezza per 4 contro il tipo elettro non mi sembra una buona strategia. Ho un altro Pokémon, tuttavia, che vorrei utilizzare per il mio team. E diciamo che la scelta del team in generale sta procedendo abbastanza bene, in quanto già l'avevo scelto un team base e penso di seguire quello schema. Anche se potrebbero esserci ovviamente miglioramenti e non... Qui c'è un etere. L'etere recupera, fa recuperare mosse, bla bla bla. Qui c'è un altro strumento. Dai, cliccato qua. Ok, antiscottante. Non so a cosa serve l'antiscottante. Semplicemente per il fatto che non è che non so a cosa serve, ma non so l'utilità. Considerando che
non serve, non l'ho mai usato un antiscottante in tutto quanto il mio in tutta quanto una partita Pokémon. Rare volte uso antiscottanti io. Comunque, wow, non abbiamo incontrato neanche... Perché diamine ogni volta che dico non abbiamo incontrato neanche un Pokémon lo incontro? Questa non dico che sfiga, comunque. Ok. Ovviamente faccio fuga qua, dobbiamo essere rapidi. Il percorso 4 è lungo. E quello dopo, cioè il Desert Resort, come cavolo si chiama? Quel coso là. E mamma mia, prima non incontro nessun Pokémon selvatico, adesso incontro Pokémon selvatici. Perfetto. Comunque esco un altro Darumaka, che vi ho già detto che non lo utilizzerò nel mio team Darumaka, quindi è inutile che continuo a chiederlo, anche se nessuno lo sta più chiedendo, quindi ormai siamo a posto così. È impossibile. Ho dei repellenti, vero? Li devo per forza mettere. Non mi va di mettere dei repellenti. Di che altro posso parlare? Oddio, non ho idea di cosa parlare. Facciamo la telecronaca della parte, allora. Stiamo passando sul percorso 4. Dobbiamo andare verso la prossima città. Anzi, tecnicamente verso il varco dove ci aspetta la professoressa Aralia, insieme a Comor. Perché dobbiamo appunto ottenere... Non lo so, dobbiamo sapere cosa ci dice la professoressa Aralia. Quindi adesso possiamo anche andare. Adesso siamo tornati sul percorso 4, mentre dobbiamo cercare di andare sempre verso dritto, insomma. Qui. Ah, perfetto, c'è il operaio. Ecco, deserto della quiete che si estende da questa parte. Ci sono le rovine che sono diventate un'attrazione turistica. Si chiama così. Deserto della quiete. Ok, qui c'è uno strumento. Voglio dei repellenti, li devo avere, ma non voglio tagliare, quindi lascio le battaglie. Faccio schifo come cantante. Sta canzoncina non è che mi ha tanto convinto. È impossibile. Dicevo, questa canzoncina non mi ha tanto convinto la prima volta che ho giocato al gioco. Infatti preferisco le musichette di incontro di altre regioni. Però devo dire una cosa, la musichetta del Team Plasma è stupenda, l'adoro. Qui un altro antiscottante. Ah, forse per i Darumaka, però, che io sappia, hanno poca probabilità. Non i Darumaka, la loro mossa di norma hanno Rogodenti, se non sbaglio. Ha poca probabilità di scottare l'avversario. Perché qui tutti questi antiscottanti? Non ho idea del perché. Il tuo compagno di viaggio, quindi penso che tu ne abbia uno solo. Spero di sì, anche perché dovrei fare un casino di cose in questa parte, già l'ho detto. Cottone! Proprio l'unico Pokémon che non avrei mai voluto vedere in questo resort è proprio Cottone. E ovviamente cosa mi capita? Cottone. Perché adesso vedete subito, guardate, un attacco paralizzante. Comunque questo Cottone dovrebbe avere come abilità Prankster. Non voglio morire. Dannazione. Lui comincia ad usare la mega sedimenta terrafica. Dicevo, questo Cottone, scusate, dovrebbe avere come abilità burla. Ossia è un'abilità, non so se è giusto, perché vi ricordo che Whimsicott ce l'ha. L'evoluzione di Cottone ha l'abilità burla. Non so se Cottone ce l'ha. Comunque burla è l'abilità che praticamente ogni mossa non che attacca, quindi ad esempio paralizzante, parassiseme, sostituto, protezione, vabbè, non importa perché già è una priority move. Dicevo, tutte quante le mosse di stato anche verranno utilizzate con priorità più 2. In che senso? Ad esempio, attacco rapido ha una priorità più 2, più 1, scusate, più 1, mentre non lo so, azione è una priorità più 0. In che senso? Che non dipende dalla velocità. Non riesco a spiegarmelo. Insomma, attaccherà per primo. Ecco, non so come dirlo. Allora proviamo a scandire bene le parole. Burla è un'abilità che consente al Pokémon, che ce l'ha ovviamente, di Darumaka, dannazione. Non mi viene la parola. È un'abilità che consente al Pokémon che ce l'ha di utilizzare mosse di stato con priorità più 2. No, non c'è niente altro da spiegare. Questo è, non è che...
Ce l'ho scritto qui, me lo sono scritto apposta, burla cos'è. Non so come spiegarlo. Praticamente la mossa di stato diventerà come un attacco rapido. Ecco fatto, l'ho detto. Questo dovrebbe essere. O come extra rapido. Mi sembra come attacco rapido, adesso non ne ho idea. Ok, scommetto che tu hai un... Petilillo. Sandile del cavolo, almeno fosse un Sigglyph che lo catturerei in questo caso. Tuttavia non è un Sigglyph ovviamente, quindi devo stare qui incatramato senza Sigglyph. Non che io voglia un Sigglyph ovviamente, io ho già in mente un altro Pokémon di tipo volante. Ma dico, almeno mi escano Pokémon tra virgolette rari, così almeno posso, non lo so, dirvi come sono fatti, eccetera. Eccolo qua, lo sapevo che tu c'avevi Petilil. Ma perché io sto usando Cromwell quando Drillbur è ancora un po' basso di livello? Non lo so. Morticerba. Ok, vabbè, non è molto efficace, bla. Comunque, dannazione, scusate se dico che non riesco più ad ingoiare. Sto parlando così in fretta che mi fa male la gola, non riesco più ad ingoiare. La saliva, dicevo. Comunque, stiamo procedendo abbastanza in fretta. Pensavo che fossimo più... pensavo di metterci non so quante parti per finire tutto il deserto della... Non il deserto della quiete, non il deserto della quiete, il percorso 4. Però a quanto pare ce la stiamo mettendo... Stiamo facendo abbastanza in fretta. Questo mi piace, soprattutto perché così riusciamo a fare un bel po' di cose. Ok. Questo comunque lo volevo battere, volevo battere tutti gli allenatori io, quindi... Blitzel, fortunatamente io ho un Drillbur che ho appena messo davanti. Molester! Comunque... Cosa vi devo dire adesso? Preparatevi a utilizzare Pokémon di tipo Terra barra Roccia nelle prossimi... perché la prossima palestra è di tipo elettro, ve lo spoilerò subito, anche se dovete saperlo ovviamente. Quindi sì, se avete un Drillbur come ho fatto io, state a cavallo, oppure un Sandile, anche i Sandile sono perfetti per questa cosa, questo lavoro. Questo è qua, vero? Sì, un'iperpozione che restituisce 200 PS a un Pokémon. È brutto dire PS quando si è scusate, quando si è abituati a dire HP. Perché sì, io sono abituato a dire HP adesso. Pokémon selvatici! Sandile. Se non avessi preso Drillbur sicuramente avrei preso Sandile, quindi... Quindi sì, adesso non voglio cambiare perché Drillbur mi piace come Pokémon e la sua evoluzione mi piace ancora di più. Vabbè, tanto lo devo battere lo stesso, quindi... Oh. Ok. Siamo quasi alla fine del percorso 4, eh. Willy! Siamo contro il lavoratore Willy. Non so di cosa parlare. Sapete cos'è? È che quando non c'è niente di storia tra virgolette principale da dire, tutte queste parole appunto che dico sono praticamente a random. Neanche a me piace parlare a sproposito. Per esempio io non voglio parlare di Strike Suit Zero quando di norma gioco a Pokémon Bianco. Però se non ho proprio niente da dire, non so appunto che dire, quindi devo per forza dire qualcos'altro. Comunque ho visto che dovrebbe esserci da qualche parte un codice per guardare. Vedete la barra di Drillbur? La barra di PS di Drillbur. Ecco, dovrebbe esserci un codice che fa apparire la... dimmi che colpisco con fossa, perfetto. I numeri sotto alla barra, così si può vedere a quanti PS è e a quanti PS lo lasciate. Questo tra virgolette codice lo usano molto nelle battaglie wifi di Pokémon Bianco e Nero 2, ovviamente, perché stiamo parlando di Pokémon Bianco e Nero 2. Adesso Bianco è abbastanza, non dico vecchio perché è abbastanza recente, però ci sono molte più battaglie di Bianco e Nero 2, considerando che ci sono le abilità sbloccabili, mi sembra, da Bianco e Nero 2. Perché ci sono alcune abilità nascoste, ad esempio, non lo so, Venusaur, facendo un esempio, di norma ha l'abilità Erba Aiuto, tuttavia nell'abilità nascosta del Dream World può avere Clorofilla, fatto un esempio così, a random.
Fossa! Comunque sì, io sono uno spettatore di battaglie wifi, in quanto io non posso... Oh, questo... Questo si chiamava Anton, quindi ero io. Ok, comunque non importa. Qualcosa qui, questo... Casetta, casupola. Ok, non importa, non importa. Ok, c'era do fossa. Quindi volendo... Se potete insegnare fossa a un Pokémon, quindi state a posto. Tarararararara. Solo un'acqua fresca, grazie. Ogni volta che con il distributore di norma uso sempre l'acqua fresca. No, grazie. Era una macchina, vero? Sì. I misteriosi resti antichi nel deserto, quasi romantico direi. Eccoli qua, li vedete le macchine? Cioè, sono trattori, vabbè, adesso non esageriamo, però... Ok. Deserto della quiete. Tra poco andiamo lì, non vi preoccupate. Adesso però ci sono due allenatori, se non erro, che bisogna andare a sconfiggere. Prima di proseguire. Qui dovrebbero esserci questi due allenatori, giusto? Uno sta qua. Oppure mi sembra che questo è l'ultimo del percorso 4. Prossima parte, deserto della quiete, e dovremmo aver finito. Un Pidove. Come lo posso sconfiggere il Pidove? Direi che la miglior mossa è usare fare artigli o usare spaccaroccia, dipende. È rasoio, non ci fa assolutamente niente. Ah, devo ancora dare le violite. Le violite, scusate. Le volcondensa a Molester. Io mi dimentico sempre di darla a Molester, appunto. Ok, c'è qualcun altro qui sopra? No, perfetto, quindi dobbiamo andare giù. E già che ci siamo, vorrei far aumentare di livello a Molester. Quindi, magari per una volta che cerco un Pokémon in questo dannato deserto, mi capiti, per favore. Non stiamo incontrando nessun Pokémon, eh? Ecco qua, lo sapevo che era la frase magica per far apparire un Pokémon. Lo sapevo. Se non ha prepotenza, spero che non abbia prepotenza, lo sconfiggo così sale di livello Molester. E tra poco la parte finisce. Perfetto. Spaccaroccia! Bam! E saliamo di livello. Ok, però non devo stare... Non devo fare le cose e poi non... Non devo dire le cose e poi non farle più. Quindi subito diamo le volcondensa. Dai. A Chrome. A Chrome, scusate, a Molester. E adesso andiamo un po' più avanti perché dobbiamo andare a fare il deserto della quiete. Esatto, quindi... Si va un'altra volta nel deserto. Si sta facendo solo il 17. Ah, giusto. Una cosa che non vi ho fatto vedere. È che... sì, sto caricando queste parti... sì. Ok, dicevo... dopo le 17 comincerà l'imbrunire in questo gioco. Infatti, come vedete, lo schermo è diventato un po' più scuro. Questo già lo volevo far vedere, quindi è un bene che abbia registrato così tardi. La parte, dico. Quindi, più si va avanti col tempo, più diventa scuro. Vorrei fare qualche volta una parte di notte. Anche se non sono sicuro di poterla fare adesso, dico. Il deserto della quiete è famoso soprattutto per il castello sepolto. Tu cosa mi dici? Vai. Io sono un semplice scolaro, ma lo so. Anche nel deserto, come nelle grotte, spesso saltano fuori dei Pokémon. Se però cammini sulle strisce di sabbia chiara, non avrai problemi. Ok. Deserto della quiete. Ok, voglio parlare, voglio affrontare questo medico così. E anche quello là, se è un allenatore. Perché così voglio togliermi dalle scatole il problema del... Oddio, come mi posso curare... Solosis! È verde! Adoro Solosis, ma solo perché è verde. Infatti è di una lentezza assurda. L'ultima evoluzione sto parlando. E... Mamma mia, quanto è lento! Comunque, Ship è una mossa di tipo buio, se non erro. Che se noi avessimo avuto una mossa di alterazione di stato... tipo, non so, calmamente, unghie guzze. Solosis l'avrebbe sfruttata a suo favore. Quindi, sì. Lascio che rimetto in forza la tua squadra di Pokémon. Tan tan. Sì, ok, tu sei un allenatore? No. Sono venuto da lontano per esercitarmi qui nel deserto della quiete. Con tutti questi Pokémon terra, però, non l'avevo una passeggiata. Ok. Quindi adesso vi saluto cercando un Pokémon diverso da quelli che abbiamo già trovato. Anche se molto probabilmente troverò lo stesso Pokémon che... No! Wow! Ecco qui Maractus. Maractus è un Pokémon... Il Pokémon cacco.
Galactus. Non mi aspettavo proprio di incontrarlo almeno la prima volta che ci fosse qua, che incontrassi un Pokémon qua. Avete capito. Maractus è un Pokémon di tipo erba e non ho molti usi per un Maractus, quindi addio Maractus. Volevo magari sfruttare l'occasione per dire: oh, ho trovato un Pokémon selvatico. Adesso non ne trovo più, ovviamente. Però magari un per farvi vedere se c'era il Sigilyph. Non so se si può trovare nel deserto di Laquita Sigilyph. Mi sembra di sì. Comunque, e adesso fuggo, volevo solo vedere che Pokémon c'erano qua. Prepotenza, ovviamente. E ci vediamo alla prossima parte, dove farò appunto vedere il deserto della quiete, che io chiamerò sempre Desert Resort perché sono abituato dall'inglese. Quindi ci vediamo alla prossima parte. Ciao da Poketonks.